Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, ti preghiamo, fa che la tua parola risuoni con tutta la forza che essa possiede, che sei proprio tu, Signore, a parlare e a interpretare ciascuno di noi nella nostra storia, nella nostra vita, per rivelarci le meraviglie del tuo regno, il senso profondo del cammino che stiamo facendo in questo mondo. Parla a noi, oh Signore, rivelati, te lo chiediamo per Cristo Gesù nostro Signore. Benissimo, allora, l'ultima volta abbiamo fatto il capitolo 21 del libro della Genesi, e abbiamo visto la nascita di Isacco, facendo il raccordo con la parte precedente. E oggi vedremo il capitolo 22 del Genesi, il sacrificio di Isacco. Questo è un altro brano che si conosce all'ingrosso in maniera apparentemente scontata. Adesso lo approfondiremo un pochino meglio. Allora, ripeto, la Bibbia, capitolo 22 del libro della Genesi. Tanto saluto Angela, Valentina, che sono connesse con noi, insieme ad altre 6 persone. E leggiamo. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi il tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto sul monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé 2 servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo saremo fin lassù, ci prostreremo e poi torneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose Abramo: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e 2 insieme. Così arrivarono al luogo che Dio aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare il suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la tua mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi ha rifiutato il tuo unico figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corde in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, tuo unigenito, io ti colmirò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Ci daranno benedette la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Ecco, adesso sarebbe bello fare un giro di esperienze personali per chi vede ciascuno, ma tu hai mai vissuto questa parola? Dio ti ha mai chiesto Isacco? Andiamo a vedere. Premetto, o meglio, ricordo
che quando si parla di Abramo nella Bibbia si parla della fede, perché Abramo è stato il primo credente in assoluto nel Dio che si rivela, ed Abramo la fede l'ha vissuta fino in fondo. Qui è il momento in cui la fede di Abramo, per dirla come diceva Søren Kierkegaard, filosofo credente cattolico norvegese, mi sembra, che ha fatto un libro bellissimo proprio sul sacrificio di Isacco, qui la fede diventa da fede bambina a fede adulta. Vediamo alcune cose. Allora, siamo arrivati al punto che Abramo, per la sua fede, è stato premiato da Dio, era arrivato a credere veramente che Dio gli dava questo figlio, e Dio gli dà questo figlio come gli aveva promesso. Quindi, per esempio, in Abramo si ripete quello che disse Dio alla Madonna attraverso Elisabetta, che disse Elisabetta: beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Ad Abramo si poteva dire: beato te Abramo, perché hai creduto che quello che Dio ti aveva promesso si realizzasse, e adesso ti godi questo bambino. Chiaro? Allora, la beatitudine che uno già nel momento in cui la promessa di Dio si realizza avviene perché si ha creduto alla sua parola. Dio mi ha detto questa cosa, io ci credo, questa cosa si realizza nella mia vita. Se Dio dice una cosa per me e io non ci credo, impedisco con la mia incredulità a Dio di farla realizzare. Allora, Abramo è, per quanto riguarda la Bibbia, il primo che ha vinto l'incredulità nel cuore di tutti quanti, che è nel cuore di tutti quanti noi uomini, dal peccato originale in poi. L'incredulità nella quale spiritualmente nasciamo per il fatto, il semplice fatto di essere persone di questo mondo, in conseguenza del peccato delle origini. Quindi, dal punto di vista spirituale, Abramo ha cacciato da sé uno dei demoni più tremendi che esistano, più potenti e più negativi che esistono, il demone dell'incredulità. E adesso capite perché ci vogliono 25 anni per mandarlo via, perché è duro questo demone a morire e andarsene via da noi. Allora, Abramo è l'invito corrente in Dio a sperimentare il bambino. Che cosa avviene dopo questo? Questo del figlio è l'ultima tappa della fede di Abramo, o ce ne sono ancora altre che devono avvenire nella sua vita? Allora, proviamo a immaginarci un uomo di 100 anni, però in salute, valido, capace di camminare da suo, ci vedeva, ragionava bene, forse non c'era l'Alzheimer e Parkinson a quei tempi, lo sappiamo. Abramo, il suo bambino che giocherella, fa le cose, impara a camminare, impara a parlare, è una gioia infinita per lui. Ogni giorno la sua vita riprende vita, riprende colore, riprende senso, quella della moglie è lo stesso. Sono nonni, sono papà nonni questi, genitori nonni, ma lo sanno lo stesso. E spiritualmente parlando, si comincia a percepire un rischio. Quale? Quello che Abramo si attaccasse più al figlio che a Dio. Se Abramo si fosse attaccato più al figlio che a Dio,
se il figlio Isacco fosse diventato per Abramo più importante di Dio, Abramo sarebbe caduto in peccato diventando idolatra. L'idolatria è quando qualsiasi cosa o qualsiasi persona prende posto nel nostro cuore il posto che avrebbe dovuto avere Dio. Il figlio. Allora, quando avviene questo, significa che in noi il dono è diventato più importante del donatore. Facciamo un esempio semplice per capire bene. Allora, mettiamo che uno regali un cioccolatino al bambino. Il bambino che fa il cioccolato, prende quella e se la non mangia, se la divora. Il genitore che fa? Fermati, prima di mangiarti il cioccolatino, di grazie a quello che ti ha regalato. Perché? Perché il genitore che vuole educare, la parola educare significa tirar fuori, educere, tirar fuori. Vuole tirar fuori dal figlio la gratitudine verso chi ha fatto il dono, l'offerente, piuttosto che il semplice fatto di scorpacciarsi un cioccolatino. Allora, se il figlio impara che chi gli ha dato quel dono è più importante del dono che ha ricevuto, diventa un figlio bravo. Se un figlio si mangia il cioccolatino e se ne frega, scusate il termine, di quello che gli ha regalato, è un figlio tirato su in maniera egoistica, non ben educato. Dio con noi non ci fa diventare viziati, ci educa bene il Signore. Per il bambino non potersi sbranare subito il cioccolatino, ma dover fermarsi, dire raccogli questo cioccolatino, fammelo mangiare, no, fermati, calma i tuoi istinti, le tue bramosie, dominati, impara a riconoscere quello che del cioccolatino non vedi, cioè l'atto d'amore che c'è lì dentro, che è per te, che si è trasformato in cioccolatino perché tu lo possa mangiare. Grazie di questo cioccolatino, la riconoscenza. Guardate, apro una parentesi per far capire, questa è una fesseria, è una delle cose più importanti nel campo della salvezza. La cosa che ha tremendamente pesato a Gesù sulla croce era quella che dopo aver fatto 3 anni di predicazione del Vangelo dappertutto, con sacrifici, cammini a destra e a sinistra, giorno e notte, non potevano mangiare, prediche, miracoli, esorcismi, segni sulla natura, tutte quelle persone benificate, ribenificate, strabenificate, hanno avuto come riconoscenza nei confronti di Gesù Cristo lo zero assoluto. Quando Gesù Cristo è stato messo in croce, nessuno mostrò una paglia per difenderlo. Dove sta la riconoscenza? Hanno ricevuto e non hanno detto grazie, non sono stati riconoscenti verso chi gli ha donato tutto quello. Oh, ma lì c'erano persone lebbrosi che se Gesù Cristo non li avesse guariti, erano già morti. Neanche quelli dicono grazie. Allora, la mancanza di gratitudine è uno dei peccati più tremendi che esistano. Nei 10 comandamenti non c'è un comandamento che dice sii riconoscente verso chi ti ha fatto del bene. 11° comandamento, 12°, 13°, non so che cosa. Non c'è. Però questo viene fuori dalla vita stessa. La mancanza di riconoscenza è una cosa grave. Allora, Abramo
avendo il bambino, doveva sempre vivere col fatto che Dio gliel'ha donato. Quindi Dio è più grande del bambino. Il cuore di Abramo si deve attaccare più a Dio che gliel'ha donato che non al dono ricevuto, il bambino. Il donatore è più grande e più importante del dono ricevuto. Ripeto, sembra un discorso banale e stupido, questo è un discorso tremendamente importante. La mancanza di gratitudine è una delle cose che ammazza la società dei nostri tempi. In genere, nel campo religioso, ammazza il nostro rapporto con Dio. Allora, è impossibile che Abramo vivesse con Isacco un rapporto equilibrato, perfetto, così come ho spiegato poco fa, con Dio donatore, ringraziato, e col dono con il quale lui gestiva tutti i giorni le cose. Di sicuro qualche cosa si appiccica verso questo figlio, qualcosa che invece è dovuto andare a Dio. Per cui Dio mette Abramo alla prova. Me o tuo figlio, l'occasione è questa del sacrificio. Per noi oggi sentire una cosa del genere, che Dio ordini al papà di ammazzare il figlio in suo onore, è una cosa impossibile a sentirsi e a realizzarsi. A quei tempi invece esisteva, ed era, siccome il culto a Dio si faceva attraverso i sacrifici, ci si privava dell'animale, delle primizie del raccolto per darle a Dio, dare a Dio significava bruciarle, e così uno se ne privava e significava che date a Dio. Allora, dagli un sacco di farina, di grano, dagli una bestia, era ancora più oneroso da parte di chi offriva. Dagli la miglior bestia del bestiame, ancora di più. Dagli un figlio era il sacrificio più costoso che poteva fare uno che sacrificava a Dio. Si facevano queste cose quando la persona che offriva il sacrificio passava dei guai tremendi. Faccio un esempio successo diverse volte a quei tempi nella storia. Una città era messa in assedio dai nemici, magari si erano finite le scorte alimentari, l'acqua, la città stava per capitolare. Allora dice: che fa? Qua se ci arrendiamo ci ammazzano tutti quanti, nei migliori dei casi ci prendono come schiavi e ci portano nei loro paesi, e per il resto della vita sotto frustate con poco alimento dobbiamo lavorare per i nostri padroni. Ci possiamo arrendere, no? Combattiamo fino all'ultimo, meglio morire che essere schiavi. Questi discorsi così. L'ultimo tentativo che ha fatto dal punto di vista religioso, dice: Signore, ascoltaci, salvaci. Era che il re della città andava sopra la porta d'ingresso della città, la parte più alta, e uccideva il suo figlio primogenito, chiedendo a Dio, attraverso il sangue di quel figlio morto, la salvezza per tutta la popolazione della città. Servizio estremo. Quindi, ripeto, non era per quei tempi una cosa che non si conosceva e che non si usava. Esistevano i sacrifici dei figli. Allora Dio chiede questo sacrificio a Abramo. Abramo che fa? Questa è una cosa. Lui non dice a nessuno che lui va a sacrificare Isacco, non lo dice alla moglie, non lo dice al figlio, non lo dice ai servi. Lui sa solo questa cosa, e quando deve partire per andare sul monte Moria a fare questo sacrificio nel luogo dove Dio gli aveva indicato, ci vogliono 3 giorni di cammino. Stati un po' 3 giorni con il fatto che da lì a poco tu devi ammazzare tuo figlio
e tieni un po' questa cosa nel silenzio. Chi avrebbe fatto a fare così? Abramo non dice niente. Quando i figli gli domanda, ma qui c'è la legna per fare, per bruciare il sacrificio, c'è il fuoco per accenderlo, ma l'agnello per fare il sacrificio dove sta? Dio ci presenterà, provvederà lui. Dice, vabbè, dice Isacco. Poi quando vede il padre che lo piglia, gli lega le mani, allora questo sacrificio sono io. Comincia a cambiare una cosa. Infatti Dio, quando è che interviene? Quando Abramo alza il coltello per metterlo dentro le carni del figlio, all'ultimo, come lo stile di Dio, sempre all'ultimo viene, lo fa apposta così. E quando Dio vede che lui, Abramo, è disposto a sacrificare il suo figlio per obbedire alla sua parola, allora Dio vede che nel cuore di Abramo le cose sono andate bene. Prima Dio, poi Isacco, e non il rovescio. Allora la prova è superata. L'angelo ferma Abramo. Ripeto, la prova è superata quando Abramo con i fatti, non con le parole e nemmeno con le intenzioni, ma con i fatti, col coltello che stava per essere messo in Isacco, Abramo con i fatti dimostra che lui, per Dio, è capace di sacrificare suo figlio, di rinunciare a suo figlio. Quindi, su Isacco, se ci poteva essere un attaccamento idolatrico, in quel momento muore. E il rapporto tra Abramo ed Isacco è perfetto, vissuto nel totale distacco, vissuto solo come vuole Dio. Isacco era la cosa alla quale Abramo teneva più di tutto nella vita, più della moglie, più di se stesso, il figlio, numero uno. Ci teneva più di tutte quante le altre cose, ma non più di Dio. Permettetemi di far notare questa cosa. Quando Dio vede che Abramo fa questo gesto, prima lo ferma e dice la prova è superata. Ora so che tu temi Dio e non gli hai rifiutato il tuo unico figlio unigenito. E poi fa il sacrificio di quell'animale trovato apparentemente per caso con le corna impigliate in un cespuglio. Dice l'angelo parlando una seconda volta, giuro per me stesso, oracolo del Signore. Oracolo del Signore è come quando diciamo dopo una lettura, parola di Dio. Oracolo del Signore significa che l'angelo che parla sta per proferire le parole che Dio dice ad Abramo. Oracolo del Signore, stai attento perché sta per parlarti Dio. Perché tu hai fatto questo, cioè non hai risparmiato il tuo figlio unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, eccetera, 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 una serie di benedizioni. Ma Dio non aveva benedetto Abramo dandogli Isacco? Sì, l'aveva già fatto. Non aveva benedetto Abramo dandogli la terra? Sì, l'aveva già fatto. Quando sacrifichi Isacco, le benedizioni di Dio si moltiplicano per Abramo. Per quale motivo? Allora,
sul foglio che riceverete fra poco, anzi che distribuiamo adesso. Troverete tre domande che servono per aiutarvi a pensare su quello che avete ascoltato e ad affermare il messaggio. Se la prossima volta me le portate scritte, vi aiuto in forma anonima, non è questo un compito in classe, non sono interrogazioni, ma se mi riportate una risposta scritta a queste tre domande, vi aiuto per la vostra meditazione e presa di possesso della parola di Dio. Innanzitutto, sapreste trovare nella storia della salvezza un altro esempio di sacrificio di Isacco? La storia della salvezza, da Abramo fino a Gesù Cristo, l'Antico Testamento, poi c'è il Nuovo. C'è qualche altro esempio in cui Dio chiede a qualcuno il sacrificio del figlio? Non mi rispondete, ci pensate, se sì lo scrivete e poi la prossima volta. Seconda domanda, nel tuo rapporto con Dio, quindi tutte persone che già avete un rapporto vivo con Dio, c'è un Isacco di mezzo? C'è qualche cosa, la cosa più importante della vostra vita o la persona più importante della vostra vita che sta a fare concorrenza al rapporto con Dio? Lo ha scavalcato e sottomesso a questa realtà? Questo è, ecco, una verifica, un vero e proprio esame di coscienza. Nel tuo rapporto con Dio c'è un Isacco di mezzo? Terza domanda, perché al sacrificio di Isacco corrispondono grandi benedizioni divine? Sarebbe da dire meglio, perché al superamento della prova del sacrificio di Isacco corrispondono grandi benedizioni divine? Dio può dare ad Abramo quello che fino a quel momento non aveva potuto dare. Che è riportato a noi significa che quando noi superiamo la nostra prova, se la superiamo, Dio ci può dare delle cose che mai ci aveva potuto dare prima. Se non la superiamo la prova, Dio ci deve togliere anche uno ci ha dato, che non siamo stati in grado di gestirlo. Perché questo? Quale regola spirituale c'è dietro al fatto del sacrificio di Isacco? Questo bisogna pensarci e capire come funzionano le cose del Regno dei Cieli. Quali regole esistono nel rapporto con Dio, le quali vissute danno delle proprie conseguenze? Bene, detto questo, vorrei raccontarvi una testimonianza breve e semplice. Qui i miei parrocchiani Martin Sicuro hanno saputo del signor Umberto Iannotti, che è morto ieri mattina. Stamattina è stato il funerale, carabinieri in pensione, 86 anni, è una famiglia del sud, sposato con Carmela vivente, la moglie, solo che non esce più di casa, sta in camera perché non ce la fa a camminare.
non era neanche venuta al funerale, non ce la faceva. Allora gli è andato a benedire, dopo sono salito sulla camera di Carmela per dare una condoglianza anche a lei, e le ho raccontato tante cose. Ascoltare gli anziani è una cosa meravigliosa. E mi ha raccontato che quando era giovane, si doveva sposare, a quei tempi non era come oggi, non ti potevano cambiare 5 ragazzi, questo sì, questo no, questo no, questo no, questo no. Di solito il primo deve essere l'ultimo. Allora lei ha fatto 2 anni di preghiera col rosario tutti i giorni per chiedere a Dio, fa che il primo che viene sia quello giusto. Dopo 2 anni ha conosciuto Umberto, a lei Umberto piaceva e ad Umberto Carmela piaceva, c'era un'attrazione reciproca, ha detto però io volevo vedere se era quello giusto, non voleva fermarsi la sua attrazione. Sono successe diverse cose dove lui ha dimostrato l'amore per Carmela, ma la cosa che ha convinto Carmela a sposarsi Umberto è stata che una notte ha fatto un sogno, ha visto la Madonna che stava sopra il suo paese, il paese dove abitava Carmela, e la Madonna aveva il rosario tra le mani, quello che Carmela pregava sempre. Che cosa ha fatto la Madonna? È, diciamo, volata dal paese suo al paese di Umberto, portandosi il rosario tra le mani e indicando quel paese. Finito lì il sogno. Da questo sogno ha capito che era Umberto il suo sposo, ha detto di sì. Il matrimonio è durato 63 anni, solo la morte li ha separati, mai corna, tradimenti, litigate o pentimenti di aver sposato quel coniuge, da tutte e due le parti. Ecco, questo è un matrimonio proprio nato nel Signore, nato dalla preghiera, e dove c'è stato un intervento soprannaturale per indicare la scelta giusta da fare per la vita di questi due coniugi. E così è avvenuto. Domenica prossima ci vediamo qui alle 4 del pomeriggio e preghiamo fortemente perché il Signore cambi ogni acqua in vino con la potenza del suo Spirito. In piedi. Signore, ti preghiamo, benedici ciascuno di noi, e quando tu permetti, Signore, la grande realtà della prova della nostra vita, Signore, dacci la forza di non spaventarci, di non lamentarci e fare mormorazioni contro di te per la sofferenza, per la durezza della prova che stiamo attraversando. Dacci invece la forza di Abramo, il suo equilibrio di uomo adulto, per poter attraversare la prova e superarla in maniera vittoriosa, affinché le tue benedizioni possano scendere su di noi sempre più abbondanti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.